Posso dire di essere soddisfatta di aver partecipato ad Art Verona quest'anno. Mancavo da qualche anno a questa fiera, ma l'ho trovata molto migliorata. È un flusso di persone non straordinario, ma di qualità, e questo per noi è molto importante. Abbiamo avuto soddisfazione, siamo stati premiati da qualche vendita, e devo dire che la fiera e l'organizzazione si attiva molto per mettere i galleristi nelle condizioni di essere soddisfatti con i premi, con le acquisizioni, con le menzioni, con la partecipazione dei direttori di musei. Insomma, direi che è una fiera di buona qualità. Ecco, per la mia galleria Art Verona, che è la prima fiera che affrontiamo come nuova stagione, si riconferma comunque una impressione, direi, positiva. La cosa importante, ecco, è che sicuramente si è visto un impegno, diciamo, maggiore da parte anche degli organizzatori, e probabilmente anche di tutti noi, ecco, che cerchiamo di portare su quella che è la scena di una fiera non solamente gli artisti, ma i lavori di questi artisti, che siano appunto selezionati, che siano di punta, e che rappresentino veramente ciò che è il lavoro che noi svolgiamo poi all'interno delle nostre gallerie private nelle nostre città differenti, lontane, ma che alla fine colloquiano attraverso quella che è una qualità di lavoro. I canali d'arte, sicuramente l'opinione riscontra è stato positivo, a prescindere dalle vendite che danno sempre soddisfazione, e gli interlocutori che hanno creato la differenza, di qualità e numerosi. Perciò per un gallerista credo che sia quanto si può desiderare di più. Positivo, entrambe le artiste che abbiamo presentato a Art Verona, Serena Vestrucci e Eugenia Manni, sono state selezionate da due direttori di musei, e quindi dalla Ilaria Bonacossa alla Serena Vestrucci per Villa Croce a Genova, e Lorenzo Giusti ha selezionato Eugenia Manni, il lavoro di Eugenia Manni per il MAN di Modena. Quindi direi, ecco, che questo apprezzamento da parte dei direttori museali ci ha fatto un enorme piacere. Anche a livello commerciale non ci lamentiamo, abbiamo trovato diversi nuovi contatti che probabilmente faremo tornare a Siena, e speriamo di concludere anche a Siena. Sono Sebastiano dell'Arte della Galleria Six. Ho il piacere di aver constatato una fiera sicuramente migliorata rispetto agli scorsi anni, migliorata sicuramente nella qualità. Vedo anche tra i collezionisti un approccio più positivo rispetto agli altri anni, e ho il piacere anche di aver constatato delle vendite, questo ci rincuora, penso, un po' tutti quanti. E molto ancora si deve fare, soprattutto nel contesto dell'arte contemporanea, e molto si deve fare per promuovere anche un'identità più chiara della fiera. Su questo assolutamente sì, penso che sia una cosa fondamentale per Art Verona pensare ad una identità più chiara per il futuro. Grazie. Per noi questa è oltre che la prima partecipazione ad Arte Verona, è in assoluto la prima partecipazione ad una fiera d'arte. Siamo una realtà molto giovane, compiamo ad ottobre il primo anno di attività di SMART, appunto è una realtà che è da poco nata a Roma. Abbiamo voluto confermare la presenza di Michela De Mattei, anche lei giovane artista romana che ha inaugurato lo scorso maggio con noi una sua prima personale, una doppia personale con Aldo Grassi. Sulla quale vogliamo credere e puntare anche per il futuro. Siamo dei soci della Galleria Doppelganger di Bari, siamo alla prima partecipazione alla Fiera di Art Verona nella sezione Rosun, una sezione speciale selezionata da Andrea Bruciati, direttore della Fiera. Siamo al terzo giorno di Fiera, siamo molto contenti. Oggi abbiamo ricevuto una parata in realtà di premi, i nostri artisti sono piaciuti moltissimo
ai curatori che erano appunto responsabili dei progetti della fiera, e in particolare Silvia Giambrone, che vediamo qui alle mie spalle, ha vinto il premio Level Zero, quindi sarà realizzata una mostra al Museo Maga di Gallarate con una sua mostra personale, un'acquisizione da parte del fondo della fiera, e anche il premio Celeste, Curators for Celeste. Toni Fiorentino, l'altro artista che portavamo qui in fiera, sempre vince il premio Level Zero, e quindi sarà realizzata una mostra personale al Museo Marino Marini. Quindi tutto sommato possiamo dire che è una fiera che ci dà tanto riconoscimento, siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti scientifici. Tutto sommato vediamo una buona affluenza, tanto interesse e diciamo delle prospettive positive. Penso confermeremo anche una partecipazione alla prossima edizione della fiera. Quest'anno siamo tornati ad Arte Fiera dopo 6 anni che non facevamo la fiera, e devo dire che ho trovato un ottimo livello sia nel padiglione storico sia nel padiglione delle proposte più contemporanee. La fiera sicuramente è stata organizzata con molta cura e con molta precisione, e devo dire che ci sono state anche delle innovazioni, come per esempio le etichette elettroniche e la possibilità di accreditare degli ingressi in formato digitale, molto comode e molto utili anche per noi addetti ai lavori. Per quanto riguarda le vendite, purtroppo questo non è uno dei momenti migliori che il nostro paese sta attraversando, e purtroppo anche Arte Verona si è inserita in quest'ottica, e per quanto ci riguarda non è stata una delle edizioni più brillanti e una degli eventi più brillanti. Ciononostante ho conosciuto nuovi collezionisti, abbiamo incontrato anche nuovi interessi, e questo è sicuramente un fattore positivo. Soprattutto devo dire che ho notato una nuova tendenza a concentrarsi su un collezionismo che possiamo definire di fascia media, che a noi personalmente come galleria mancava da un po' e che ci piacerebbe coltivare sempre maggiormente, perché riteniamo che sia una delle fonti importanti per il nostro futuro. Impressione sulla Fiera di Verona 2014. Beh, devo dire che essendo la domenica sera e considerando un po' la fiera quasi ultimata, perché manca solo il lunedì mattina, devo dire che ne ho ricevuto un'impressione abbastanza positiva, anche se devo dire la qualità dei lavori esposti è meglio. C'è un po' di tutto, ecco, insomma, come in fondo deve essere nelle fiere, ci deve essere buono, almeno buono, un quadro che costa 3.000 euro, che ne costa 30.000, che ne costa 300.000. Nell'insieme ho visto un po' tutto il collezionismo che io conosco, tutti ho avuto modo di salutare delle persone molto giuste, molto interessate e che hanno rivolto molta attenzione all'arte contemporanea in questa fiera, quindi darei un giudizio positivo nel suo insieme, darei un giudizio positivo. Per il resto noi come Tornabuoni Arti abbiamo fatto il nostro lavoro solito, salutando i nostri clienti e vendendo anche qualcosa, il che mi lascia andare via da Verona con una moderata soddisfazione. Beh, noi siamo con la Galleria Bianconi e sono già diversi anni che veniamo ad Art Verona, e di questo siamo molto soddisfatti. Quest'anno poi abbiamo anche vinto il premio Icona, ma a parte questo, quello che si può vedere da questa fiera è una crescita sia nella qualità delle proposte, sia nell'attenzione dei collezionisti, sia nell'attenzione della città. Quello che c'è oggi a Verona, e che è una cosa che è molto bella e molto intensa, che c'è tutto un mondo di realtà di imprenditori, di collezionisti,
di varietà, dai 40 e sino anche oltre, che si interessano a questa fiera, che si interessano all'arte, che vi investono e ci stanno mettendo del proprio. E direi caratterizzante di questa fiera è l'opportunità che questa fiera offre sia alle gallerie italiane che agli artisti italiani di avere un palcoscenico, un luogo di confronto, una possibilità di visibilità e di dibattito. Siamo qui alla Fiera di Verona, Art Verona, e questa edizione si è caratterizzata per un numero maggiore di gallerie che hanno proposto sia moderno che giovani artisti, che ricerca. Ci sono alcune aree curate da curatori come Andrea Bruciati, che sono molto interessanti perché presentano il lavoro di giovanissimi che stanno ricercando un loro linguaggio. Ho visto un pubblico attento, persone che sono arrivate da tutta Italia e anche fuori dall'Italia, che con attenzione hanno cercato di dialogare e di guardare alcune opere che noi presentiamo all'interno del nostro stand. Sono soddisfatto, avverto una piccola ripresa del mercato dell'arte, ovviamente in un momento come questo che per oggetti di non prima necessità presenta dei problemi. Quindi sono soddisfatto e spero che questa fiera possa crescere sempre di più nel corso del tempo e attestarsi come il punto di riferimento per le gallerie italiane e i collezionisti che cercano arte italiana presso gallerie del loro paese. La fiera è stata molto interessante, abbiamo visto diverse gallerie con opere di un certo rilievo. Certamente quello che abbiamo notato è che i nostri artisti hanno acquisito sempre più importanza a livello internazionale, quindi essendoci una richiesta internazionale, ovviamente abbiamo anche delle opere che hanno un certo valore e quindi diciamo sono destinate a delle collezioni importanti. Le opere che sono state molto richieste dal pubblico sono quelle di estrema qualità e in modo particolare le opere degli anni 60 e 70. Quindi in questo caso artisti come Castellani, Bonalumi e ovviamente Burri e Fontana.